Alchimia, la ricerca della pietra filosofale, quella misteriosa sostanza capace di trasformare i metalli vili, il piombo in oro, oppure di dare all'uomo l'immortalità, sembra un argomento da relegare ai musei degli abbagli della storia dell'umanità e della scienza. Ma in realtà l'arrivo della chimica non ha spazzato via questo tipo di credenze e la sua storia, la storia dell'alchimia, è molto più interessante di quello che magari si potrebbe immaginare ed è proprio quello che scoprirà chi leggerà La scienza impossibile, scritta da Leonardo Natrini, che è dottorando in scienze umane all'Università di Ferrara, impegnato da tempo nello studio dell'alchimia, della storia con la chimica, i rapporti con la chimica e la scienza, e da uno storico della scienza dell'Università di Bologna, grande studioso dei rapporti tra scienza e pseudoscienza, autore di molti libri, colonna portante del CICAP, Marco Ciardi. Benvenuti Leonardo e Marco. Buongiorno, ciao, grazie per l'invito. Quindi la prima domanda è quella che insomma vi ho anticipato un po' ed obbligo. Quello dell'alchimia sembra un argomento che risale al Medioevo e che poi insomma è stato superato dalla storia della scienza. In realtà è importante parlarne ancora oggi. Come mai? Allora, rispondo io? Vai, Va vai. bene. Allora, innanzitutto è importante continuare a parlarne oggi, interrogandosi su quelle che noi oggi giustamente definiamo pseudoscienze, perché l'alchimia ancora oggi esiste, esistono ancora dei praticanti, esistono ancora degli esoteristi convinti della bontà anche scientifica dell'alchimia come scienza, e questa è una prima risposta ovvia. Da un punto di vista storico e di ricerca storica, quindi anche per quanto riguarda la ricerca della quale ci siamo occupati con il professor Certi e della quale ci stiamo ancora occupando, l'alchimia si può dire che non smette di esistere nel momento in cui la chimica raggiunge la dignità di scienza, quindi durante la seconda metà del XVIII secolo e soprattutto con la rivoluzione chimica di Antoine Lavoisier, per il semplice fatto che da un punto di vista sia scientifico e quindi di teoria della materia, sia da un punto di vista esoterico, quindi nel solco della tradizione dell'alchimia come disciplina esoterica, la materia continua ad esistere. Questo perché? Questo innanzitutto perché la teoria della materia sulla quale ci basiamo noi oggi, che sostanzialmente è l'evoluzione naturale della teoria atomica esposta originariamente da Dalton all'inizio dell'Ottocento, non viene ritenuta valida, non viene ritenuta, non va oltre l'idea di mezzo strumentale per una descrizione puramente teorica della materia fino alla fine dell'Ottocento in un paese come la Francia, fino alla Prima Guerra Mondiale, la maggior parte degli studiosi e degli scienziati sono ancora convinti che la teoria atomica sia un puro mezzo strumentale. E quindi di conseguenza, basandosi su una chimica che studiava gli equivalenti, cioè le quantità minime in base alle quali le sostanze reagivano fra di loro, continuava ad essere piuttosto altalenante il concetto di elemento e di conseguenza concetti come quello di trasmutabilità della materia, che è centrale in tutta l'alchimia, in tutta la sua tradizione dal periodo tardo antico fino a oggi, continuano ad essere ritenuti scientificamente plausibili, per quanto ovviamente non sono mai stati provati con mezzi sperimentali, soprattutto non nella Francia dell'Ottocento della quale ci occupiamo noi. Da un punto di vista esoterico, invece, la disciplina, continuando ad esistere, si sviluppa e si sviluppa fino ad identificare una sorta di unione perdutasi nel tempo a partire dalla rivoluzione scientifica di inizio 600 fra scienza e credenza, in una sorta di orizzonte naturale mirante ad individuare questa scienza ultima e impossibile in base alla quale diventava possibile definire una conoscenza coerente sia da un punto di vista scientifico e quindi quantificabile, sia da un punto di vista religioso e di credenze in generale. Marco, tu sei uno storico della scienza e sai bene, insomma, che tra il 4 e il 500 la credenza così, nelle teorie dell'alchimia impregnava anche i tentativi di fare scienza, diciamo così, prima di Galileo. Leonardo da Vinci stesso, per quanto cerchi di restare con i piedi per terra, fa riferimento spesso a certi argomenti, i quattro elementi, la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco. E però lui già allora lucidamente diceva di ritenere quelli che pensano di trasformare il piombo in oro degli illusi, ma tanti intorno a lui, anzi la maggior parte direi, non la pensavano affatto così.
Sì, infatti, come tu sai bene, Leonardo, no, ha questa capacità di anticipare i tempi su molte cose, dall'alchimia ai fossili. Il problema è che molte delle sue cose poi sono rimaste confinate nei manoscritti, e quindi l'influenza da questo punto di vista è stata minore, anche se la situazione poi comunque sarebbe stata complessa comunque. Perché, come appunto spiegava Leonardo e come anche tu adesso accennavi, l'evoluzione del pensiero scientifico è molto complicata. Quindi, rispetto a quello che noi, come ci ha insegnato, no, e ci ha ripetuto tante volte Piero Angela, spesso a scuola si studiano le scienze nelle loro acquisizioni di dati, nozioni, ma non si studia come funziona la scienza e anche la complessità della scienza. Perciò ci troviamo di fronte al caso più eclatante in ambito alchemico, che è Isaac Newton, quindi il padre della fisica classica, che viene recepito come colui che ha fatto giustamente la sistemazione fisica del mondo, la gravitazione, ma poi non si va a raccontare che il testo preferito di Newton, ce l'ho qua, me lo sono portato, vediamo se si vede, è Vediamo. questo qua. Nicolas Flamel, il libro delle figure geroglifiche, che poi rimanda al nostro Harry Potter, perché gli appassionati sanno benissimo chi è Nicolas Flamel. Infatti, vedi, mi sono portato tutti i gadget, c'ho anche i doni della morte qua, perché sono preparato. E Newton è in un contesto storico-scientifico in cui sostanzialmente è un creazionista. Pensa che il mondo abbia 6.000 anni, che ci sia stato un diluvio universale, che sia esistita un'antica sapienza, cioè saggi che conservavano, che hanno conservato, cioè che ci sia stato un periodo della civiltà umana in cui c'erano grandi conoscenze, che poi sono in parte perdute, ma anche state conservate da, appunto, da saggi o in testi particolari. Da lì il suo studio dell'alchimia, no? Lui è convinto che dentro l'alchimia ci sia il messaggio originario, ad esempio, della religione divina. Quindi, da questo punto di vista, è molto, molto complicato. Solo una breve aggiunta a questo discorso. Facciamo un salto nell'Ottocento, il periodo che noi abbiamo preso in esame. Studiare la scienza da questa prospettiva, cioè quanto ancora l'alchimia sia stata diciamo sviluppata sia dal punto di vista esoterico ma anche in discorso scientifico, ci fa capire meglio i testi degli scienziati stessi in quel momento. Come tu sai bene, Mendeleev, in quegli anni, ad esempio, il padre della tavola periodica degli elementi, scrive anche delle cose importanti sullo spiritismo che tu conosci bene, no? E hai contribuito anche a far conoscere. Ecco, però se noi leggiamo i testi chimici di Mendeleev e li leggiamo nell'ottica in cui noi abbiamo fatto il lavoro, comprendiamo meglio che dentro quei testi c'è anche la sua polemica contro l'alchimia e la capiamo meglio perché è una polemica in tempo reale, non è una polemica con un mondo passato. Leonardo, appunto, dicevamo anche prima che nell'Ottocento i confini erano molto, molto più sfumati di come possono essere oggi tra la scienza e l'esoterismo, e c'erano anche figure, personaggi che davano dimostrazioni scientifiche, no? Le conferenze che magari erano più spettacolo che non scienza, a volte messe in atto da personaggi che in realtà non avevano nulla a che vedere con la ricerca, con la scienza, ma erano magari addirittura prestigiatori, no? Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni. Quindi c'era molta confusione, la comunicazione stessa della scienza era qualcosa di completamente diverso. Sì, si può dire così, anche perché quella che noi oggi conosciamo con i suoi quasi ormai 200 anni di tradizione come divulgazione scientifica, in periodo moderno nasce proprio in Francia e nasce con la spettacolarizzazione della scienza. Quella che noi oggi chiamiamo divulgazione ha le sue origini storiche nella Francia dell'inizio della seconda metà del Settecento con personaggi come Noyer, Rouelle, che erano di formazione chimici, studiosi di fisica, che andavano a fare a riproporre quelle sperimentazioni che, in base a una mentalità ancora si può definire quasi medievale,
si interessavano dei fenomeni inconsueti, dei mirabilibus, come si chiamavano all'epoca, e quindi si trovavano questi esperimenti di spettacolarizzazione chimica con reazioni particolarmente dirompenti, esplosioni o altro. E tutto questo bagaglio, che poi è un bagaglio culturale e di esperienza collettiva, viene traslato nell'Ottocento, e nell'Ottocento si trasforma da una parte nella spettacolarizzazione della scienza, che era una cosa che ai praticanti dell'alchimia, come ad esempio nei casi che abbiamo studiato noi, serviva, perché aveva un appeal molto particolare sul pubblico, e poi ha portato nel secondo Ottocento alla nascita della prestidigitazione vera e propria da una parte e della divulgazione scientifica come la conosciamo noi oggi dall'altra. Quindi sì, e il caso dell'alchimia offre esempi molto particolari e molto interessanti. Ad esempio, come abbiamo trattato nel libro, ci fu il caso che sembra fuori tempo massimo di qualche secolo, ma è al centro di una querela che è andata avanti per oltre 20 anni. Questo personaggio francese di formazione faceva il fotografo itinerante in Sud America, tale Cyprien Théodore Tiffereau, che per circa 20 anni fece delle dimostrazioni pubbliche con grande interesse da parte dell'Académie des Sciences di Parigi circa la possibilità di trasmutare l'argento in oro, con relativa spettacolarizzazione del fenomeno e grande interesse di pubblico, che lo portò poi a collaborare con gli esoteristi, grandi esoteristi dell'occultismo francese del secondo Ottocento, e il tutto poi portò a una sorta di sistematizzazione di, si potrebbe quasi dire, di associazionismo intorno all'occultismo, nel caso di Tiffereau incentrato sull'alchimia, e come sempre sull'alchimia anche per altri personaggi francesi di spicco che fondavano il grosso della loro ricerca sulla giustificazione e l'autorità che poteva scaturire dall'opinione pubblica. Quindi c'è anche tutto questo sostrato di manipolazione dell'opinione pubblica, che è molto interessante, che poi permette e permetterà con il proseguire della ricerca di stabilire un filo conduttore fra come veniva concepita la scienza all'epoca e come vengono concepite le pseudoscienze oggi, ad esempio. Marco, tu hai citato prima Mendeleev, appunto il papà della tavola periodica degli elementi, e in particolare il suo ruolo svolto nell'indagine dello spiritismo. Lui faceva parte proprio della commissione della Società di Fisica dell'Università di San Pietroburgo. Le sue conclusioni non sarebbero state tanto diverse da quelle che una commissione del CICAP avrebbe potuto raggiungere? Infatti, ricollegandomi a quello che diceva Leonardo, con questo lavoro, che non è solo appunto di ricostruzione dello sviluppo interno delle teorie da manuale scientifico, ma è molto più ampio, si può vedere la modernità di un pensatore che a tutti gli effetti non è solo uno scienziato, ma Mendeleev era anche, diciamo, un pensatore di tipo illuminista. Un approccio critico razionale dallo spiritismo all'alchimia, perché appunto lui anche nei suoi testi chimici molto importanti c'è sempre un richiamo polemico nei confronti della tradizione alchemica. Quindi è un approccio, come tu hai detto, critico-scettico moderno, che noi diremmo alla CICAP. Però in quel periodo, e questo appunto avviene non solo all'interno di circoli ristretti, ma c'è un'esplosione a livello divulgativo, noi ci troviamo di fronte a una, e Leonardo ha catalogato un'infinità di riviste, di alchimia, di scienze occulte, di argomenti che si mescolano, molto ampia, dove poi noi ci troviamo dentro non solo la tradizione alchemica, ma ci troviamo la tradizione alchemica mescolata alle moderne scoperte sul radio, la radioattività di Madame Curie, e quindi quel panorama che noi ancora oggi potremmo trovare in edicola, che va dalle scienze o science, che non a caso era già uscita, no? A riviste dove apparentemente, no, sembrano essere trattati argomenti scientifici, ma non lo sono, ma fanno grande presa sul pubblico. Quindi è proprio il momento in cui
questi temi che ancora noi oggi stiamo affrontando nascono. Quindi è incredibile vedere come in fondo non è poi cambiato tanto anche nei gusti dei lettori. No, infatti, no? Uno dei personaggi che ricorre nel, ovviamente in questa storia è sempre presente Camille Flammarion, che è contemporaneamente astronomo, ma spiritista, ma pensa che ci sia la vita su Marte, e scrive sulla fine del mondo, insomma, ecco, è proprio il prototipo di una figura, insomma, di comunicazione scientifica che poi effettivamente, dico anche giustamente, continua a fare tanta presa, perché gli argomenti sono ovviamente estremamente affascinanti. Il problema è come gli dirà Jules Verne, e queste cose vanno affrontate in maniera critica. Quindi abbiamo un romanziere che è più critico dello spirito scienziato. Leonardo, un'altra figura invece che sta un po' appunto all'opposto rispetto a Mendeleev e che ricorre spesso nell'Ottocento in questo tipo di argomenti è proprio quella di Madame Blavatsky. Vuoi ricordarci un attimo il personaggio? La figura di Madame Blavatsky è particolarmente interessante perché da un punto di vista di teorizzazione di quello che noi oggi chiamiamo occultismo e che già all'epoca era definito come tale, è veramente una vetta assoluta. E questo fa sì che sia necessario porsi molte domande sul perché del successo del suo pensiero. Allora, innanzitutto Madame Blavatsky aveva un'opinione pessima della ricerca scientifica e di quello che era la scienza concepita all'epoca in generale, per il semplice fatto che lei, unendo una serie di credenze di natura quasi esclusivamente esoterica, riprendendo il concetto di antica tradizione, quello di Prisca Sapienza, e adattandolo ai suoi tempi, supera il paradigma dell'occultismo come originariamente pensato a metà Ottocento, cioè di unione fra la ricerca scientifica e la speculazione religiosa, puntando sempre a un tentativo di conoscenza assoluta, definitiva, a una sorta di finalismo che si esplica tramite una tradizione plurimillenaria di testi sacri e altri fenomeni religiosi, ma rifiutando la scienza perché rifiutando in toto la materialità del mondo umano. E quindi tutto quello che succede nel mondo, questo poi fa sì che il teosofismo, la teosofia in generale, che è la dottrina elaborata da Madame Blavatsky, questo fa sì che la teosofia si basi su questa congerie di credenze, dal buddismo all'ebraismo, passando anche per il resto delle religioni monoteiste, fa sì che abbia avuto molto successo perché, a differenza dell'occultismo precedente, non si basava su un singolo sistema di fede come poteva essere il cristianesimo o il cattolicesimo nel caso specifico della Francia dell'Ottocento, prevedendo degli aggiornamenti, delle modifiche, delle alterazioni. Prevedeva proprio una sorta di religione naturale definitiva. E unendo a questo tutte quante le speculazioni ottocentesche sullo spiritismo, l'alchimia e quant'altro, ci aiuta a capire il perché del suo successo ancora oggi. La società teosofica ha sede in non meno di un'ottantina di paesi nel mondo e ancora grandissimo successo e seguito. Marco, in effetti la figura della Blavatsky, insomma, lascia un'impronta importante anche nel Novecento, nella ripresa di tutte quelle teorie che poi verranno chiamate di New Age, insomma, ma che già forse si vede qualcosa in quel libro che è un po' un pilastro di svolta, Il Mattino dei Maghi, no? Che invita a guardare il mondo da un punto di vista completamente diverso. Tu è un argomento che conosci benissimo, naturalmente. Sì. Questo periodo è molto interessante, appunto, tra fine 800 e 900, perché si formano tante, tante idee che poi si sviluppano e arrivano fino ai giorni nostri. Ora, l'importanza di fare un lavoro storico su questi temi e quindi di contestualizzare e a volte di non attribuire troppe responsabilità che comunque ci sono, per esempio alla teosofia di Madame Blavatsky,
mettendola in collegamento diretto, e c'è ad esempio, no, con tutta la dottrina nazista, sappiamo benissimo che i giovani che poi sono diventati, diciamo, ai vertici del nazismo, si sono imbevuti di testi di Madame Blavatsky, di Steiner, teosofia, quindi l'antroposofia, pensiamo a tutte le derive sulla biodinamica contemporanea, no? È un grande calderone dove si trovano tante tematiche riutilizzate un po' a uso e consumo poi della teoria che si vuole portare avanti, però un personaggio come Gandhi comunque fa riferimento alla teosofia. E allora ci complica la situazione, no? Da questo punto di vista, nel senso che dobbiamo sempre stare attenti a non dare una lettura semplicistica della storia. È certamente vero che c'è una tradizione enorme di pensiero che, per esempio, poi appunto trova nel Mattino dei Maghi, come hai detto tu, Mattino dei Maghi è incredibile, perché tutte queste tematiche che appunto si vedono sviluppate dalla fine dell'Ottocento si trovano tutte riproposte con aggiornamenti moderni, e quindi sì, il problema è riuscire a saper distinguere la nascita storica di determinati fenomeni con quello che poi, diciamo, sviluppano nel corso dei decenni, trasformandosi in cose che non hanno più un senso dal punto di vista scientifico. Come, no, noi cerchiamo di ripetere tante volte, come CICAP, un conto è quando nasce l'omeopatia a fine Settecento, un conto è la nascita di determinate teorie, ma poi si vede nel corso del tempo che perdono di qualsiasi significato, almeno dal punto di vista dell'approccio storico, dell'approccio scientifico, scusa. Leonardo, ti volevo chiedere, il vostro libro in particolare si concentra, sì, nel percorso dell'alchimia tra 8 e 900, ma in particolare sulla Francia. C'è un motivo particolare? Sì, c'è un motivo particolare. Allora, innanzitutto perché la Francia è il paese dove, da un punto di vista di testimoni giunti fino a noi, vengono prodotti più testi sull'argomento, sul rapporto fra scienza e chimica, sul rapporto fra chimica e alchimia, sul rapporto fra alchimia e occultismo. È la culla dell'occultismo, perché l'occultismo come disciplina, come corrente, nasce nella Francia degli anni 40-50 dell'Ottocento, e soprattutto perché è il paese dove, come accennavo prima, si sviluppa da un punto di vista tecnico, quindi con pubblicazioni dedicate, sistemi di conferenze, associazionismo sempre più capillare, la divulgazione come la conosciamo oggi. E come con la nostra ricerca stiamo tentando di illustrare, come illustreremo nei tempi a venire, questa prima pietra miliare nella moderna divulgazione, che noi oggi chiamiamo giustamente scientifica, viene posta proprio da personaggi che erano interessati a tirare acqua al proprio mulino, a dimostrare la plausibilità, la scientificità delle proprie teorie, e quindi, come accennava il professor Ciardi poc'anzi, in queste prime pubblicazioni a fianco di come può essere la versione francese di Nature o la versione francese di Science, che cominciano a essere pubblicate in maniera massiva fra anni 70 e 80 dell'Ottocento, si ha una moltitudine di pubblicazioni che noi oggi definiamo pseudoscientifiche, occultiste o di taglio più esoterico, dove non c'è un vero e proprio limite fra resoconto della ricerca scientifica e ricerca pseudoscientifica, perché noi quel limite ce l'abbiamo solo oggi, dopo che abbiamo accettato un concetto di scienza per convenzione nel corso del Novecento, stabile, e non essendo ancora stato raggiunto questo traguardo nel secondo Ottocento, si verificano fenomeni molto particolari, come dicevamo prima, in base ai quali i principali periodici di approfondimento chimico del secondo Ottocento in Francia sono gestiti da personaggi come François-Olivier Castelot, che è un personaggio che ad oggi purtroppo nessuno ricorda, che viene ricordato come grande pubblicista, grande divulgatore, persino storico della filosofia, ma per 40 anni è stato il direttore della più importante rivista di alchimia
che l'Ottocento abbia mai avuto, una rivista pubblicata ininterrottamente, mensilmente, per 47 anni di fila, nella quale si trovano articoli sulla scoperta del radio, articoli su pretese trasmutazioni pubbliche, resoconti di sedute spiritiche, resoconti di esperimenti portati avanti anche all'estero. C'è ad esempio una serie molto interessante di rendiconti relativi agli esperimenti portati avanti da William Crookes, che è un altro tipo dei grandi studiosi di fisica e chimica del secondo Ottocento, l'inventore del tubo catodico, che si impegnò per circa 30 anni della sua carriera nel tentativo di dimostrare scientificamente la plausibilità dello spiritismo, e così via. Marco, una battuta per concludere. Oggi c'è davvero ancora qualcuno che può credere alla pietra filosofale? Io? Però solo quando vado al cinema a vedermi i film di Harry Potter, oppure quando mi leggo i libri. L'importante è ricordarsi che l'immaginazione è fondamentale per la scienza, ma poi c'è sempre un discrimine che è quello che ci dà lo spirito critico. Per cui appassionarsi a libri fantasy non significa assolutamente e poi non riuscire ad avere un approccio serio e rigoroso nella ricerca. Spesso purtroppo le persone fanno confusione. E dunque, per imparare a mantenere uno spirito critico anche, insomma, ricordiamo La scienza impossibile, percorsi dell'alchimia tra 800 e 900 in Francia, edito da Carocci e scritto da Leonardo Anatrini e Marco Ciardi, che ringraziamo di essere stati con noi oggi. Grazie a voi. Grazie, ciao a tutti. Grazie, alla prossima.